si è tenuto con una folta partecipazione di pubblico presso la cooperativa Tre Ponti l'ultimo incontro del progetto Quartieri in Sicurezza, ideato dalla Proloco di Fano in collaborazione con le associazioni di quartiere e il patrocinio del comune fanese. Gli incontri sono avvenuti fino ad oggi tutti con la presenza del vicequestore aggiunto Seretti, che con professionalità e passione ha dato indicazioni e consigli sui comportamenti da adottare in caso di furti, rapine e truffe, e ha fatto conoscere ai cittadini le pattuglie preposte al controllo della città. Sicuramente un momento positivo che ha cercato di avvicinare i cittadini ai funzionari della Polizia di Stato. Alla serata era presente anche l'amministrazione comunale che ha patrocinato l'evento. Questa serata, la finale, abbiamo detto la facciamo aperta a tutti per fare in modo che anche i quartieri che non sono stati toccati, se avevano bisogno di capire, sentire, di essere presenti, potevano partecipare alla serata. Quindi ringrazio tutti voi che partecipate alla serata, ringrazio le associazioni che fino adesso hanno sostenuto questo progetto, ringrazio l'amministrazione che questa sera è qui presente con il sindaco Massimo Seri, con l'assessore Mascarin, che è l'assessore di competenza, perché dall'inizio hanno sostenuto subito questo progetto e hanno patrocinato l'evento. Ringrazio soprattutto il vicequestore aggiunto Serretti, perché è dall'inizio che con veramente tanta passione viene a tutte le serate. All'inizio mi ha detto: beh, magari qualche serata la faccio io, qualche serata la facciamo fare a qualche collega. No, le ha voluto fare tutto lui con molta passione, cercando di spiegare e di parlare con i cittadini. Quindi la serata vuole essere un momento di incontro. Incontro conclusivo questa sera di un ciclo, possiamo definirlo fortunatissimo e azzeccatissimo, perché ha riscosso grande successo, perché è piaciuto questo contatto con le forze dell'ordine, confrontarsi. I cittadini avevano bisogno di un interscambio per piccoli ma utili spesso e magari anche impensati consigli che hanno detto gli operatori della pubblica sicurezza. Ma sì, assolutamente sì, era così, degli incontri che sono nati così in modo da un incontro negli nostri eventi di quartiere. Abbiamo detto facciamoli, perché anche il vicequestore Serretti ha detto che per loro è molto importante avere il rapporto con i cittadini. Abbiamo iniziato a fare, abbiamo visto innanzitutto che la cittadinanza ha risposto molto bene, perché gli incontri sono stati assolutamente partecipati, ma soprattutto grazie a tutte le associazioni che nei vari quartieri, le associazioni che ora sono socie della Proloco, che si sono date molto da fare per dare le informazioni nei propri quartieri, che venivano fatti questi incontri veramente molto belli. Ecco, può essere anche insomma indicativo il fatto che no, si pensa alla Proloco come un ente che pensi solo alla promozione turistica del territorio, all'enogastronomia, invece poi può essere un'applicazione anche pratica, perché gli addentellati con il territorio ce li avete. Ma sì, assolutamente sì, noi è da quest'anno che ci siamo detti sì, va bene fare le sagre, le feste, tutto quanto, ma poi dobbiamo anche guardare a qualcosa di culturale, tant'è vero che stiamo guardando dei progetti che guardano alla sistemazione di monumenti, alla sistemazione di strutture, quindi stiamo guardando in senso più ampio a tutto quello che si guarda nella città. Quindi ci è capitato di fare questi incontri che sono stati veramente centrati. Due sono le cose che mi hanno colpito soprattutto. La prima è il capire che la Polizia di Stato sta lavorando per mantenere uno standard di sicurezza comunque accettabile per i cittadini. Quindi gruppi di prostituzione, ricettazione varie, quindi gruppi di criminalità organizzata cercano di non farli insediare nella zona, perché quella è la cosa più brutta. Quando arrivano questi gruppi che fanno base nella città, poi è veramente difficile scardinarli. E quindi sentire il vicequestore che appunto dice sì, è vero, guardiamo i furti, guardiamo tutte queste cose, ma il fatto di mantenere un livello accettabile per noi e avere la segnalazione dei cittadini è molto importante. La seconda cosa che trova un po' una conferma in quello che facciamo con questa ramificazione nei vari quartieri, con questa comunità, è proprio il fatto che lui dice l'importanza oggi è riuscire a conoscere il proprio vicino, quindi fare una comunità nel quartiere. Una volta, ho fatto un esempio prima, quando ero piccolo si usava andare a prendere lo zucchero dal vicino perché magari mancava nella propria credenza. Oggi queste cose non si fanno più, addirittura se il tuo vicino viene e ti entra in casa quasi lo vedi come un estraneo.
Bene, invece ci hanno insegnato che guardare anche la casa del vicino, conoscerlo, eccetera, eccetera, fa in modo che la comunità crei una sorta di bacino di sicurezza, quindi tiene lontane anche queste situazioni poi spiacevoli, perché si conoscono le abitudini. Se io so che il mio vicino non è in casa alle 7, sento del rumore in casa, posso tranquillamente chiamare la polizia. Io attualmente dirigo la squadra mobile della Questura di Pesaro, che sarebbe l'ufficio deputato a svolgere tutte le indagini di polizia giudiziaria, quindi dagli omicidi alle violenze sessuali, ai furti, alle rapine, allo spaccio di droga. Qualsiasi reato viene commesso nella nostra provincia passa sotto il mio ufficio. Siamo i cosiddetti investigatori, quelli che fanno tutte le indagini con i magistrati, con la procura, per scoprire chi ha commesso quel reato. Per quanto riguarda Fano, naturalmente ci occupiamo anche di Fano, ma alla luce dell'esperienza insomma maturata qui in questa città, in questo territorio, noi quando partiamo con un'indagine di polizia spesso lo facciamo grazie alle indicazioni che ci dà un cittadino, che ci segnala una cosa, ci segnala qualche fenomeno, qualche sospetto. Noi lo accertiamo, lo verifichiamo e da lì partiamo. E molto spesso abbiamo raggiunto degli ottimi risultati proprio grazie alle indicazioni dei cittadini. E in questo Fano si distingue perché le persone parlano, perché le persone vedono, ascoltano, osservano e ci dicono. Io, se siete d'accordo, ho fatto sempre così in tutti gli incontri, ho soprattutto parlato del fenomeno dei furti in abitazione, perché nella nostra provincia e nella città di Fano i furti più diffusi, più comuni, che colpiscono di più i fanesi sono due: sono i furti in abitazione e i furti di biciclette. Ci sono tanti altri fenomeni che noi curiamo, molto importanti, che però alla gente sono meno visibili, ma non, ripeto, non meno importanti. Però questi due fenomeni sono veramente molto sentiti dalle persone, soprattutto i furti in abitazione, perché colpiscono le persone proprio nel loro intimo, oltre che nei loro beni, perché vengono portati via spesso molti valori, in oro, gioielli, in soldi. I furti si distinguono, io li distingo sempre per questioni statistiche, qui nel nostro territorio, fanno in due categorie: quelli che avvengono di giorno, cioè nel pomeriggio, nella fascia oraria che va dalle 4 fino alle 8-9 di sera, quando cala il buio, dipende dalla stagione, e quelli che vengono di notte con le persone all'interno dell'abitazione, mentre dormono. E questi ultimi sono ancora più gravi, destano ancora più allarme sociale, per i motivi che ben comprendiamo, insomma, perché quando le persone, dei ladri, entrano all'interno dell'abitazione con i proprietari che dormono inermi dentro l'abitazione, voi capite che il fenomeno è molto grave. E poi l'altra cosa che loro considerano molto sono le vie di fuga a piedi e le vie di fuga in macchina. Quindi ci sono zone a Fano, come Bellocchi, come Sant'Orso, come Cucurano, quelle un po' tutte lungo la vecchia Flaminia e anche la nuova Flaminia, che sono molto appetibili per loro e quindi molto colpite, perché loro con l'auto lì hanno possibilità di spostarsi molto bene. Per entrare dentro casa ci impiegano pochissimo, pochi secondi, perché di pomeriggio sfondano, rompono, prediligono naturalmente le parti posteriori delle abitazioni, quelle meno in vista rispetto alla via principale, alla via di scorrimento dove ci sono le auto, quindi, e prediligono soprattutto quelle parti delle abitazioni, quindi posteriori, dove ci sono dei campi dietro, dei giardini, dei grossi campi, perché la caratteristica principale di queste bande è quella di sfruttare questi campi, perché percorrono molti chilometri a piedi, loro si spostano a piedi. Quindi le parti delle abitazioni posteriori, meno illuminate, meno in vista rispetto alla strada principale e rispetto anche alle altre abitazioni, ecco, sono i punti in assoluto più delicati, cioè a loro più favorevoli e a noi, per noi, più delicati. Quindi bisogna concentrarsi in questi punti. Come? Innanzitutto è ovvio che dirvi di installare il sistema d'allarme, ripeto, è abbastanza ovvio, chi ha la possibilità di farlo è bene che lo faccia, ma eventualmente oltre al sistema d'allarme o alternativamente al sistema d'allarme è bene puntare innanzitutto sull'illuminazione,
Quindi se la parte posteriore delle nostre abitazioni è abbastanza in una zona buia, anche se non vista, comunque illuminarlo molto bene, perché allora la luce, l'illuminazione dà molto fastidio, è uno dei fattori che subito vanno a vedere. Non vogliono essere visti, non vogliono essere sotto i riflettori, sotto la luce. In più dopo se c'è la possibilità di mettere delle inferriate, non è che c'è da mettere inferriate in tutte le finestre, al limite solo in quella parte dell'abitazione, ripeto, perché loro lì vanno a puntare. Come entrano? Viaggiano con auto molto potenti, soprattutto rubate, soprattutto nel nord Italia e soprattutto nella regione Veneto, vengono giù e con quelle colpiscono e si spostano nel nostro territorio. Dentro le autovetture abbiamo spesso trovato mazze molto pesanti da 20 kg, cacciaviti, piedi di porco, dei bastoni, dei picconi, aprono soprattutto le porte finestre, si possono permettere di far rumore durante il giorno, perché di giorno il rumore per loro è un fattore abbastanza accettato di giorno, al contrario della notte. E quindi aprono, entrano, una persona rimane sempre fuori a fare da palo, gli altri due o tre entrano nell'abitazione, di solito entrano in due, puntano subito alle camere da letto. Quindi fate molta attenzione. La cosa principale da fare qual è? È urlare, se si ha la possibilità di chiamare subito il 113, il 112, urlare. Loro quando sentono delle urla se ne vanno. Certo è che se vedono la cassaforte, vedono che l'obiettivo comincia ad assumere connotati un po' più succulenti per loro, in alcuni casi ci sono stati delle occasioni in cui hanno tramutato il furto a rapina. Sereti, un conto è leggere certi fatti, certi accadimenti sui giornali, leggerli nella cronaca, un conto invece è trovarsi a tu per tu, insomma, quindi consigli utili per gli acquisti, per affrontare anche situazioni che magari no, ci possono cogliere un po' impreparati. Sì, io sfruttando l'occasione di questi incontri con i vari quartieri di Fano ho inteso dare un'impronta nel senso di dare informazioni semplici, ma questo sulla base di una considerazione altrettanto semplice, che i malviventi, soprattutto nei furti in abitazione, agiscono e ragionano in maniera molto semplice. Quindi per combatterli è utile ragionare un po' come loro, con semplici accorgimenti, che spesso sono quelli che a loro danno più fastidio. Quindi la luce o semplici cose, insomma, che ripeto sono per loro fastidiosi, intralciano le loro attività. Conoscendo quindi il loro modus operandi, il loro modo di ragionare, di agire, si cerca di dare informazioni ai cittadini in questo senso. E in più io ho ricevuto molte sollecitazioni, molte indicazioni che veramente sono molto utili, puntando soprattutto sul fatto che le segnalazioni che ci danno i cittadini per noi sono oro colato per la nostra attività. Ecco, è piaciuta molto la formula anche di conoscere vis-à-vis le persone che operano sulle volanti, gli agenti sono stati spesso a contatto con i quartieri, anche lei in funzione insomma di dirigente. Forse questo senso di comunità aumenta il tasso di fiducia del cittadino nelle istituzioni. Sì, proprio così. Questa è stata veramente, grazie agli organizzatori, un'occasione per noi veramente molto utile, importante proprio per questo. Io ho inteso proprio di fare vedere proprio le persone che operano in strada, sia come volante, quindi in divisa, sia anche quelli che fanno le attività di indagini, che lavorano poi sui furti o sui vari reati, proprio perché per dare un senso di comunità, un senso di vicinanza e anche di rapporti proprio tra la cittadinanza e chi come noi fa questo lavoro, proprio perché, ripeto, è utile per noi, fondamentalmente è una cosa strumentale per noi, è utile, quindi ci è molto utile, quindi più si è vicini, più si è a contatto, più si hanno rapporti e più noi abbiamo indicazioni utili per poter lavorare. Insomma, un esperimento da ripetere, se si può. Sicuramente, un esperimento veramente da ripetere. In più c'è anche la possibilità di spiegare ai cittadini quello che facciamo noi, perché sono tante le cose che facciamo noi come forza dell'ordine, sia noi che i carabinieri, insomma, quindi questo è veramente stata un'occasione veramente utile. Piccoli consigli, va bene, chiudete sempre a chiave casa, anche se uscite per qualche minuto, non basta
tirare il portone, bisogna chiudere a chiave, perché il portone, anche se blindato, ma solamente chiuso, viene aperto con una facilità enorme. Chiudete le finestre, e questo ve lo dico, anche se vi dovete assentare per 30 minuti, se avete oggetti di valore, che possono essere contanti o oro, non teneteli nelle camere da letto. Abbiamo visto che loro puntano direttamente le camere da letto, fanno unicamente le camere da letto, di solito ce ne sono due per abitazione nella media. Loro prendono i cassetti e gli armadi, li ribaltano completamente. In cucina, in garage, nelle soffitte non ci vanno per niente. Quindi se proprio avete la necessità di tenere qualcosa in casa, sarebbe meglio di no, però chi ha l'oro della nonna, il proprio, insomma, lasciato in eredità, il contante, non li tenete nelle camere da letto. Magari nella camera da letto ci tenete una piccola somma della bigiotteria e basta. Perché tutti hanno l'abitudine di tenere nel comò, soprattutto anche le signore, la sera si tolgono gli anelli per andare a letto, le cose le mettono sul comodino, nel comò grande con lo specchio, e questi vanno a colpo sicuro e portano via veramente tutto, perché tutti hanno l'abitudine di metterli. Le cassaforti sono utili, però le trovano, e per aprirle fanno di tutto, quindi anche la cassaforte, io dico, è un buon deterrente, però o è nascosto in un posto non di consueto, se la mettete di solito nella camera da letto dietro un quadro, la trovano, la mettete in un armadio, quelle che adesso mettono va, la trovano. Piuttosto non metteteli lì, se ormai ce l'avete la lasciate aperta, perché per aprirla vi tagliano il muro, ve lo prendono a picconate, è inutile, uno dice, cioè i vicini non sentono niente. O se si accorgono dicono, ah sì, deve essere il mio vicino che sta facendo i lavori, e niente, solitamente entrano dalle finestre, perché i portoni sono blindati, mandate, quattro mandate, catenacci, cose, non c'è problema, loro entrano dalle finestre, e le finestre quasi tutte si aprono con estrema facilità, sia con i piedi di porco, quindi tirate giù anche le serrande, quella è una cosa in più, se ci avete anche quei ganci laterali che si mettono nelle serrande, è un qualcosa. Le inferriate, sì, le inferriate sono ottime, però molti giustamente dicono, mi sento in prigione, inferriate tutte le finestre, dopo, comunque sono un ottimo deterrente, anche quello lì. Non si fanno problemi arrivare al secondo o al terzo piano, ci è capitato che lo fanno dalle grondaie o attraverso i vari balconi, e quindi anche quelli non vi sentite al sicuro, perché io sono al terzo piano, non ci arrivano, se vogliono ci arrivano, quindi chiudete le finestre, chiudete le serrande, e cos'altro, no. Se avete segnalazioni di persone particolari, macchine che stanno ferme, prendete la targa, è molto importante il numero di targa. Per i magari più pratici, se volete, adesso si scaricano anche nei telefonini delle applicazioni che vi dicono se la targa è rubata. Non sono aggiornati al momento, perché sui terminali proprio che abbiamo noi sono aggiornati al momento, però è già un qualcosa in più. Allora, il tutto è partito da un confronto di idee tra Gino Bartolucci e il vicequestore Seretti, che insomma si sono trovati comuni nel dire perché non facciamo qualcosa per mettere al contatto il cittadino e è la forza dell'ordine, che coloro che sono deputati a questo. Sì, questo è nato l'estate scorsa, noi eravamo a una serata dell'AMNER praticamente, dove c'era anche Stefano Serretti, e poi parlando così si è parlato un po', si parlava di furti, no? Poi tutto è nato dietro sempre, no? All'ordine del giorno, furto là, furto qua, si parlava, e nel dire perché non facciamo delle chiacchierate con i quartieri così. Secondo me poi l'ho proposto alla Proloco, dove io ne faccio parte, e giustamente il Presidente è stato molto bravo a coinvolgere tutte le frazioni, diciamo, perché siamo partiti da camminate, io che poi ho partecipato a tutte le serate, perché con Stefano ci lega anche il rapporto d'amicizia, perciò a un certo punto posso dire che abbiamo avuto dei riscontri senz'altro positivi, perché siamo partiti da Camminate, che è un piccolo quartiere come Tre Ponti, perché naturalmente è logico, abbiamo visto che anche stasera tanta affluenza, e noi ci fa piacere, perché vuol dire che il messaggio è stato quello giusto. Però ti dicevo, siamo partiti a Camminate, dove Stefano era partito a razzo, abbiamo cominciato alle 9, abbiamo finito a mezzanotte e mezza, poi ho dovuto dirgli, Stefano, qui i tempi, vuol dire, perché lui poi parte a braccio, come suol dire, dico di solito io,
e ha portato tanti esempi, tante situazioni che la gente recepisce molto bene, perché poi avete visto che la serata uno dice adesso parla lui, tutti sull'attenti, invece nulla di tutto questo, dove si è, lui accetta il dialogo, l'esperienza vissuta da qualcuno, dai furti vissuti dentro casa, perché naturalmente, come ci ha spiegato lui, il furto, praticamente un signore stasera diceva io che ho subito un furto dentro casa, alla notte fino alle 3 di notte non riesco a dormire, perché poi certe situazioni lasciano il segno. Però ecco, io ritengo che comunque nel contenere in generale è stato un qualcosa di altamente positivo per la città, per il rapporto, perché vedi, io cosa ho dedotto da questi incontri? Che molta gente vedeva la figura del poliziotto come figura antagonista, no? Invece ecco, loro hanno cercato in queste riunioni di far capire che il cittadino deve essere vicino a loro, cioè se li vediamo che vengono nel nostro locale, li vediamo che si fermano di fronte alle nostre case, non dobbiamo avere quella ostilità nei loro confronti, ma anzi, come giustamente, le notizie, le segnalazioni sono le cose più importanti che poi riescono loro a sviluppare. Un ringraziamento al dottor Serretti e più in generale alle forze dell'ordine, perché come è stato descritto questa sera, ma avrete capito benissimo, il loro impegno è un impegno veramente importante, segnato anche da molti sacrifici nella vita professionale, non solo, e con risorse purtroppo non sempre adeguate a quelle che sono poi le esigenze, le richieste, i bisogni delle nostre comunità, e questo è un problema più generale che riguarda un po' il nostro paese. E dall'altro un ringraziamento perché a fronte comunque di questo impegno quotidiano, costante, giorno per giorno, ora per ora, mi è stato descritto molto bene questa sera, hanno dato una disponibilità piena, totale, in questi ultimi mesi a incontrare i nostri quartieri, la nostra città, le nostre comunità, con degli incontri che io credo sono serviti non solo a, come dire, fornire una serie di consigli, io credo molto utili, piccoli consigli magari, ma molto utili, ma soprattutto a trasmettere l'idea di quello che deve essere il grado di collaborazione tra i cittadini, le istituzioni e le forze dell'ordine. Perché loro fanno un lavoro importante, ma come avete sentito questa sera, la capacità nostra di contribuire con il controllo del territorio, con le segnalazioni, con un approccio anche corretto nelle situazioni più difficili, nel collaborare con le forze dell'ordine aiuta loro e aiuta tutta la comunità. Assessore, il territorio si confronta con le amministrazioni, quindi un senso anche di appartenenza che magari si rinsalda in questi momenti. Assolutamente sì, sono stati 9 incontri organizzati dalla Proloco col patrocinio del Comune di Fanno, assessorato alle legalità, proprio perché avvertivamo il bisogno di trovare degli spazi anche fisici per incontrare la comunità e per condividere con loro un tema che è quello del controllo del territorio, un controllo che passa innanzitutto per il protagonismo dei cittadini, delle istituzioni e attraverso una forte, fortissima collaborazione con le forze dell'ordine. E in questi incontri devo dire che la Polizia di Stato ha dato un contributo importante, non solo con consigli, non solo dando un quadro preciso di quella che è la situazione oggi nella nostra città in termini di ordine pubblico, di controllo del territorio, ma anche dimostrando che la presenza delle forze dell'ordine nella nostra città è reale, è forte e anche con qualche sacrificio, perché non sempre le risorse a loro disposizione purtroppo sono adeguate, fanno un gran lavoro e garantiscono la serenità della nostra comunità. Ecco, sono incontri questi che magari anche su altre piattaforme, su altri temi si potrebbero ripetere, perché la formula si è dimostrata vincente, se possiamo dirlo. Assolutamente sì, la grandissima partecipazione di questa sera e degli altri 8 incontri è la conferma che non solo c'è attenzione su questo tema, ma c'è anche il bisogno di ascoltare, di fare proposte, di segnalare i propri bisogni, le proprie paure, le proprie preoccupazioni. Questo sul tema della sicurezza, ma anche su altre questioni. Io credo che la nostra città, la nostra comunità abbia bisogno di momenti di incontro e l'amministrazione comunale, a partire dal sindaco e dalla giunta, le proporrà sicuramente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Devo dire che dopo averti ascoltato devo cambiare le mie abitudini in casa, perché facciamo tutto il contrario dei suggerimenti che ci hai dato, addirittura alcune volte ci scordiamo la chiave fuori dalla porta. È successo. No, però al di là di tutto, queste serate sono state molto utili e devo dire molto partecipate.
sono piccoli consigli che magari non risolvono il problema, però ci possono essere utili. È chiaro, parlare di furti in casa è quella parte che più ci dà fastidio, perché ci toccano dove siamo più vulnerabili. Io che ho due bambini piccoli, solo pensiero che qualcuno possa entrare ed entrare nella camera dove dormono i bambini, non so come potrei reagire se mi sveglio onestamente. Però sono piccoli accorgimenti, avere quella capacità, quella lucidità, ma molte volte sono piccole cose che possono evitare che un furto avvenga. Ma la cosa che più mi piace ed è utile è quella che ci deve essere collaborazione. Devo dire, questo è un territorio sano sotto molti aspetti, però effettivamente i furti sono numerosissimi e sono talmente vigliacchi che alcune volte vanno a colpire, come avete visto la settimana scorsa, la palestra, per due spiccioli, veramente qualche euro dentro la macchinetta delle bibite, o nella scuola, l'ultima, l'Olivetti, dove vanno a rubare anche quei piccoli, fanno anche un danno a un servizio alla comunità, quindi sono anche atti vili e vigliacchi. Sindaco, oggi si concludono questi incontri con le forze dell'ordine, con i cittadini, con l'amministrazione. Importante anche conoscere per prevenire. Sì, questa è una bella iniziativa, quindi voglio ringraziare la Proloco che l'ha promossa, perché fondamentale molte volte la collaborazione fra cittadini e forze dell'ordine, molte volte alcuni accorgimenti possono far saltare un furto magari in un'abitazione. E sono magari banali a cui noi non diamo peso, e devo dire queste giornate sono state molto utili e molto partecipate, a dimostrazione dell'interesse e della preoccupazione vera che c'è fra la gente. Anche noi come amministrazione, devo dire, stiamo collaborando con le forze dell'ordine per alcuni accorgimenti nella città che possono in qualche modo tutelare maggiormente i cittadini, consapevoli che non è facile difendersi. Abbiamo visto anche gli ultimi episodi che abbiamo condannato, anche vili, che hanno colpito anche servizi pubblici, come l'ultima che riguarda la piscina e palestra di Nisalvalai, o la scuola Olivetti che la settimana scorsa. Ecco, però devo dire che sono stati incontri proficui. Ho approfittato anche in questa ultima giornata per esprimere un ringraziamento alle forze dell'ordine, perché dobbiamo essere grati, nella nostra città svolgono un ruolo importante, lo fanno anche con umanità, con grande professionalità, sapendo anche di essere sotto organico. Per cui anche come sindaco mi sono sentito in dovere di esprimere un senso di gratitudine nei loro confronti a nome di tutta la città. E anche la loro disponibilità a venire a confronto, esporsi anche le domande che alle volte il cittadino semplice fruitore del servizio pubblico vuole rivolgerli direttamente a coloro che sono deputati alla loro protezione. Sì, infatti voglio ringraziare il vicequestore Serretti per la sua professionalità anche nel comunicare in queste giornate, che ha saputo trasmettere anche dei messaggi importanti, ma mi piace anche sottolineare l'umanità che c'è dietro queste persone, che fanno un lavoro anche pericoloso, non dobbiamo dimenticarlo, e lo fanno al servizio dello Stato, al nostro servizio. Per cui ecco, un segno di gratitudine, questa è un'abitudine che si è persa, a me piace ripeterlo spesso, bisogna essere grati anche quando gli altri fanno, magari anche per lavoro, ma lo fanno per noi, per la nostra incolumità, per la nostra serenità. Quindi ecco, da sindaco mi ripeto, ma voglio esprimere veramente un grazie a tutte le forze dell'ordine. Allora, è per il tempo trascorso con noi, perché è un orologio, è per quello che è per il tempo trascorso con noi. È un orologio con sulla scritta progetto quartiere in sicurezza, e ci sembrava doveroso fare in modo che il vicequestore si ricordasse tutti i giorni di quello che ha fatto in questo cammino. Però non è finita qua, perché noi poi siamo una Proloco, no? Quindi dobbiamo guardare anche al territorio, la parte materiale, perché poi le cose proprio così ufficiali, no? Ci appartengono, ma fino a un certo punto. Allora questo lo faccio consegnare da Gino Bartolucci, che è stata la persona che ha creduto in primis in questo progetto e l'ha portato avanti parlando con il vicequestore Quinto Serretti. Ecco, non possono mancare i prodotti del nostro territorio, quindi ci abbiamo un bel cesto con dell'olio, del vino, del salame, del prosciutto. Ecco, un doveroso ringraziamento va anche a tutti quelli che hanno reso possibile questi incontri, quindi penso tante persone che ci hanno messo il loro tempo e la loro disponibilità. Sì, assolutamente sì, perché noi
e quindi il sottoscritto e Gino Bartolucci, che ha creduto in primis in questo progetto. Non abbiamo fatto altro che mettere in contatto appunto la Polizia di Stato con i vari quartieri, ma poi sono tutte le associazioni dei quartieri che hanno fatto un lavoro cercando le sale da mettere a disposizione per gli incontri, divulgando l'informazione ai vari cittadini, quindi hanno fatto veramente un lavoro importante. Questa sera li abbiamo proprio ringraziati tutti, perché abbiamo fatto 9 incontri, incontrato una media di circa 100 cittadini per ogni incontro, quindi veramente un numero di persone comunque importante.